arriverà al binario 1 con un ritardo previsto di 15 minuti. Parte così, regala sto video, ragazzi. Ritardo 15 minuti di Trenitalia, ci siamo. Tanto sicuramente avrete già capito che si parla, però se vediamo dopo la sigla che mi portano male. Ragazzi, è partita malissimo, stava per arrivare il treno, ho fatto lo spettacolo, la mochina, raga, mi ho scordato la mochina e è toccato partire via come Aldo. Però la sono nel treno, dai, stiamo arrivando. Raga, un video per i vostri, abbiamo fatto un bel pezzo di viaggio dove c'è l'aria condizionata spenta. Ricordatevi che c'è l'aria condizionata accesa pure nel regionale veloce, ricordatevelo, raga, perché io dopo 2 ore stavo a spogliare, anzi un pancabestia, vi ringrazio, ho dato un panino, ci ha dato sta dritta che lì era caldo, quelle altre erano più fresche, anzi lui, raga, ricordatevelo, non fate ste cose, no, raga, no. E niente, raga, adesso vi metto la foto qui. Mentre sono uscito devo andare a fare una pipì perché c'è il monoscalo a Firenze, per andare a Milano. Chi ti incontro che viene al concerto dei Rolling Stones? Ecco, te lo metti, metto la foto. Intanto siamo nella grande... No, no, non è Grande Mela, non eravamo a New York. Comunque sì, siamo arrivati a Milano, raga. Sicuramente avrete capito perché. Adesso un attimo all'hotel, una rinfrescatina. E ci vediamo lì. Direttamente lì, sì. Tanto se siete qui lo sapete dove andiamo. Andiamo a guardare i Rolling Stones, raga. Questo è un po' lontano, un pochetto. Giusto un attimino. Vi è te costano meno, raga. Vabbè, tacci vostra, come 70 euro, guarda da solo. Carichissimo, carichissimo, però anche da qua su. Non lo so, si vede anche dalla luna. Non fatela a casa, ero troppo di lato e quindi adesso sto cercando di mettermi un po' più centrale. Speriamo che ce la faccio. Raga, il concerto doveva partire 7:30, sono le 7:31. So già, mio padre sicuramente avrebbe detto, oh via, su, è vero, c'ha ragione, alle 7:30, sono le 7:31 qui ancora, guarda quanta gente sta aspettando. Sta ad aspettare, raga. Madonna quanti siete, ancora non siete nessuno qua ancora. Comunque ritornati che io ero lassù. Raga, sì, comunque sono le... che ora è? 44, ancora non è iniziato. Però vi devo raccontare questa cosa, insomma sì, lì alla stazione di Firenze mi sento toccato da dietro, mi fa toc toc, io mi giro, scusa, posso fare una foto con te? Grande Bernardo, siccome no, ci mancherebbe, ho fatto sta foto con Bernardo, ecco com'è successo, se vi chiedevate, sì, non ci avevo pensato più a dirvelo dopo. Acqua, raga, bevete responsabilmente, anche ai concerti. Ci siamo, qualcosa è partito. Sono lontanini, siamo visti per concertino, adesso vedrai che ci siamo, saremo quasi al momento giusto. Intanto ho preso una canata perché stavo in piedi, giustamente, in piedi, raga, non si può fare festa a un concerto, però ora se vabbè raga, non mi fate far polemica, però non c'ha tutti i torti, ero in piedi e non si deve stare in piedi, basta. Poi non ci aveva manco tutti i torti, raga, cioè, perché se paga il biglietto per stare in piedi qui, secondo voi se permettetemi di stare in piedi laggiù, secondo voi che viene 300 euro il biglietto laggiù? No, 300 euro, ma centinaio su 150, 200 euro. Quelli laggiù hanno pagato 3,45, ragazzi. Se c'avevo quei soldi lì, secondo me, io ero qui, secondo voi, no? Doveroso, ragazzi, saluto a Charlie. Mi metto qua sopra la puntata dedicata alla tua Charlie Wood. È arrivata un po' di gente, Siamo quindi,
un'altra giornata, faccio perché ci vuole la mano. Bravo! Ha detto la faccio di chi ci vuole male. Piwi, ti saluto nei Rolling Stones! Grandissimo raga, mi ha salvato la vita. Ci stava una birrozza, ci stava. E niente raga, adesso così a caldo vi dico tanta roba, cioè per l'età che c'hanno, io non lo so dove trovano la benzina. Vanno a casato a Domino, non vedo l'ora di fare il prossimo concerto. Giornata da fotonica, inizia con Bennato, finisce con i Rolling Stones. E manca poco il mio compleanno, quindi forse lo sapevano, manca pochissimo, si parla di ore. Tanta roba raga, tanta roba. Poi dopo se rivediamo tra poco fatemi un attimo ragionare su quello che è successo oggi. Che sbratta raga. A parte che soffro di vertigini quindi mi sto addosso qui. Però cioè raga, questo è quello che mi devo fare adesso io. Solo che da questo di qua. Vabbè, ci vediamo dopo. Raga, non so se l'avete sentito, ma Mick Jagger l'ha ricordato a tutti quanti, perché giustamente vi ricordate le prossime date dei Jolly Cage, che sono il 2 luglio a Pitigliano, e quella del 17 la ricorda sempre. Chi è piaciuta la rimessa ai pescatori, ma ci sono tante altre raga, eh. Vi invito ad andare a guardare sulla pagina di Jolly Cage tutto il mini tour dei Jolly Cage. Ci siamo raga, finalmente siamo tornati a casa all'hotel. Non è stato facile, ma aspetta, no, non è stato facile, ma mi ho sbagliato ancora una volta. Stiamo a fare i gran passi, ma mi sa che ci è andati là. Ci siamo raga, forse questa è la via giusta. Comunque, conclusioni adesso, poi dopo se mi viene in mente qualcos'altro ci saranno altre conclusioni. Concertone che almeno una volta nella vita ho visto, sono proprio contento di averlo fatto. Poi vicino al compleanno, poi stamattina era partita con Bennato, non lo so, sono super gasato. Loro, raga, sono delle macchine da palcoscenico, vanno veramente forte. Mick Jagger non si ferma un attimo, corre come un cane che salta, canta. Non lo so manco quello che sto a dire, perché sono stracco, come potete vedere, è una certa, è quarta luna, è un po' che piottamo. Però dai, forse mi viene in mente qualcos'altro, magari domani, così un po' più fresco, ci risentiamo. Io sono stracco finito, spero che il video vi sia piaciuto, ma mi raccomando lasciate un like e venite alle serate che ha detto anche Mick Jagger. Fatevi rispettare e fateci rispettare. Ragazzi, col treno che mi lascia così alle spalle, questo bellissimo treno che ci ha accompagnato per 47 ore di viaggio, non so, realizzo un pochettino di più a mente lucida e a capelli untissimi raga, perché non lo so, sono 16 anni che non mi lavo, non so quanto è che sto sotto treno raga. Però cioè ci sta che abbiamo assistito all'ultimo concerto italiano degli Stones, quindi all'ultimo tour, quindi potrei aver assistito a un grande pezzo di storia. Questa cosa mi rende fiero di essere stato, anche se non è stato facile, non è la prima volta che posso a Milano per qualche concerto, però tanta roba raga, tanta roba. Ovviamente non ero solo a questo concerto, eravamo 57.000 se non erro, quindi raga quasi 60.000, ho visto incassi record, 7 milioni di euro, quindi tanta roba. Non so, tanta roba forse lo chiamerò sto video.
tante care cose, ragazzi, si vede la prossima settimana, dove parleremo di un video che non vi posso dire, perché non ve lo posso dire, sennò ve lo spoilerò. Tante care cose, ragazzi.